Sindaco Serfilippi, da tanto che il Comitato di Carrara e i cittadini di Carrara attendono una risposta per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti di Terna da applicare nel territorio. Ora l'amministrazione comunale ha assunto una iniziativa. Che cosa si tratta? Sì, abbiamo deciso di convocare un'assemblea pubblica per mercoledì 24 luglio alle ore 20:45 presso Casa Bethlehem. Io credo che sia fondamentale condividere con i cittadini, con i residenti, con il comitato tutte le opere compensative, quindi con i 12 milioni messi a disposizione da Terna per l'Adriatic Link. Quindi è importante e abbiamo deciso di avviare questa consultazione anche, come avevamo detto in campagna elettorale, per condividere insieme a loro le future strategie e le future scelte. È già stata stilata una lista di interventi, però io credo che sia importante partire da lì e condividere con loro i prossimi passi. Inoltre abbiamo chiesto a Terna anche di monitorare l'attuale centrale, perché ci continuano a pervenire delle segnalazioni per quanto riguarda il rumore. C'è da dire che su questo c'è stato uno studio da parte di ARPAM e su questo abbiamo chiesto di pubblicarlo a tutti i cittadini in modo tale che sia trasparente. E come saranno suddivisi i finanziamenti di Terna nel territorio? Beh, su Terna i finanziamenti saranno sicuramente la maggior parte su Carrara, perché è l'abitato che viene più, diciamo, impattato a livello, diciamo, urbanistico e di lavori, però è importante anche destinare delle risorse a Meta Origlia, che è il punto di approdo, e eventualmente aggiungere anche interventi per tutta la città, perché comunque questo intervento andrà a attraversare a livello di condotte, di tubi, diciamo, di cavi, tutta la città, quindi compreso Bellocchi, Tre Ponti e quindi successivamente Cucurano e Carrara. E dell'argomento si parlerà anche nella prossima seduta del Consiglio Comunale, dove esiste appunto una mozione al riguardo che spinge la Giunta ad intervenire al più presto. Sì, noi abbiamo già incontrato Terna, questo è il passaggio successivo con un incontro pubblico. A settembre dovremo definire e condividere, diciamo, in Consiglio Comunale tutte le opere compensative che dovranno essere inserite all'interno del protocollo d'intesa e sulla successiva convenzione con Terna.